non vai Pippo. Amici, torna Wendler, ma oggi voglio fare una puntata speciale, voglio anticiparvi, questa è un'anteprima di quello che succederà nel 2017, perché il caro buon Paolo Noyes mi ha girato delle voci tramite WhatsApp e cosa ho fatto? Le ho usate per fare gli scherzi telefonici. Mama? Lui si chiama Orazio e cerca un certo Roberto. Siamo pronti? Andiamo! Testiamo subito questo nuovo personaggio per il 2017. Mazzoli, te lo dico già, il numero non te lo do. Ma sei un bastardo! Pronto? Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. Pronto? E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è ma possibile. Ma dai a fanculo, cammina, è stato stronzo di merda. No. Robè, mi sa che continuiamo a non capisse. Roberto! Pronto? Testa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza. Ma vai a fanculo a te con la sorzione di tua madre. Roberto, visto che il messaggio non è arrivato. Fanculo! Porca m***a! Di mortacci tua! Perché domani io te ne farò a Roma! Faccia venire la finanza! Basta! Buona serata! Ma chi te può una... sapere che cazzo vuoi? Concludo la... La figlia di una mignotta, stronzo, a te con la puttana di tua madre! Buona serata! Anche con se... la mamma di tarda, un culo con la coccola di tua madre! E paga per Dio! Buona serata! Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. Ma chi parla? E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta fare 8.000 telefonate. Capisci? Va a fare in culo. Testa di cazzo un'altra volta. No, no. Stata mangiato. Perché mangia i topi? Pronto? Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare. Ma i topi coglioni! Porca m***a! Hai capito, i topi coglioni! E paga per Dio! Perché domani io te ne farò a Roma! Buona serata. Grazie. Aia! Aia! No! Pronto? Aia. Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta fare 8.000 telefonate. Capisci? Però mo vengo di persona a far casino. Stai tranquillo. Vieni, ti sto aspettando. Robè, mi sa che continuiamo a non capisse. Ce ne mancano due, non mi fa tanto tempo da incazzare tutte le volte. Cazzarola, è un dovere, chiudi lo sto dovere, porca m***a. Dio. Dio. No, porca dimmi Dio, bardo, porco. Non mi fa tanto tempo dire. Non mi fa tanto tempo di cazzarola, è un dovere, chiudi. Ma va, porco, boia! Vai, schifoso, vai, porco! Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare. Porca culo, coi cane! Co***o! Porca data! No, porca culo! E paga per Dio! Ma basti, coglione, coi cane! Buonasera. Ma come cosa? Rottami il cazzo, coi cancro! Buonasera. Anche se non so se vuole a te la... Grazie. Bello, Orazio è bello. Sì, comunque è un bastardo Wender, perché il numero del bestemmiatore gliel'ho dato io, sto infame. Lui non scambia mai. Sì, ma lui non porterà il creatore, mio caro Marco. Lo sta, come Caronte lo traghetterà verso l'infarto. Credo. Ruggero, scusami, avresti voglia di introdurre il libro sfogo degli ascoltatori lanciando la Bastard Inside Live? Attenzione, sta per andare in onda la Bastard Inside Line. Madonna.
Bastard Inside Live. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Wender. Marco, no, ti volevo dire, no? Anche te ti vestiva tuo babbo con le armature del 1300, con la gonna di ferro, no? Mm-hmm. E se tuo babbo è rimasto, pensa io che te ti vestiva tuo papà, ma io invece pago gente come tuo papà per farmi avere le armature e per mettermele. Quindi c'è, cioè, Ah, ma è il compleanno di Wender oggi? Sì. E beh, allora bisogna farglielo così. Ciucciata di torta. Gente di queste tette. Quei bei capezzoloni. Ragazzi, sì? Siete mitici. Grazie. E un piccolo suggerimento per il discoretto. Ed ecco a voi la dolce lettera di Trist Ano alla sua amata figotta. Luca Alba merda, R moscia, prova a fare dal 1 gennaio. Radio Rai toglie il segnale orario? Sì. Dai, Luca Alba, manda il curriculum. Dai, che ti assumono subito. Ci pensi? Fantastico. Ore 12. Dai, bellissimo come lavoro. Oh, dai, Belì, ma com'è che tutte le volte che c'è un compleanno tocca a me lavoro sporco? Vabbè, dai. Wender, tanti auguri figlio di puttana, no! Tanti auguri figlio di puttana, no! Oh, uni posca, io con quella penna non ci godo più. Oh, uni posca, adesso nel mio culo vedi c'entri tu. Cazzo ragazzi, abbiamo trovato il lavoro veramente a Luca Alba, fantastico. Oh, pensa che spengono anche il registratore a bobine nel corridoio, sì? E quel televisore a valvole anche. C'è ancora l'ora esatta. Io devo mettere l'antifurto, magari Luca può stare fuori dalla finestra e urlare. Il vostro programma preferito si ferma e manda a fanculo Mazzoni. Mm-hmm. Semplicemente perché qui sta nevicando e lui è in maniche corte e infradito. Ma va fanculo, va! Noi siamo Rosa! Torniamo tra poco con Ruggero dei Timidi!